Devo fare degli esami del sangue di routine, urine e ECG. È davvero necessario per fare il vaccino? Scusami, devo vedere una persona che ha un attacco di panico. Ti ho specificato che la scommessa saltava se avessi contattato la paziente. Appunto. Non hai mai fatto accenni al marito. Il patto era una motivazione medica per cui lei non fa sesso. Ammetto che ero bloccato finché non ho capito che il problema medico non è di lei, ma di lui. Lei mente per compensare. Una storia vecchia come il mondo. Un ragazzo incontra una ragazza, lei si innamora di lui, lui dice «Sono asessuale», lei dice «Sì, anch'io». La tua logica perversa non può nascondere il fatto che imbrogliare un paziente per fargli le analisi è totalmente immorale. Avanti. Non merita di sapere perché il marito non la mette a 90 gradi sul tavolo? A te piacciono le stronzate sull'affetto? Tu non lo stai facendo perché hai un grande cuore e non lo stai neanche facendo per curiosità medica. Mi sembrava chiaro che lo facessi per i soldi. Due persone sono felici e il tuo impulso naturale è di distruggerle. Che ne sai che è contento? Te l'ha detto? No, le sono svolazzati degli uccellini dalle chiappe con un bel cartello. Ammetto che il mio impulso naturale sia dubitare delle dichiarazioni di felicità, ma il tuo è abboccare all'amo. Dimmi tu quale dei due è peggio.